Xperia Z, lo smartphone presentato al CES di Las Vegas, che ripresentiamo in realtà per la prima volta in Europa qui a Mobile World Congress. 5 pollici di display, risoluzione anche in questo caso Full HD, 1920x1080p, quindi Full HD, design molto curato, uno spessore di 7.9 mm, un vetro fronte e anche sul retro, Dragon Trail, vetro temperato molto resistente agli urti, con una pellicola antigraffio. Vediamo anche la qualità dei materiali, il tasto di accensione standby è in alluminio, così come il bilanciere del volume. Questa cornice del prodotto è in fibra di vetro, si chiama Remi, un materiale utilizzato anche dall'industria automobilistica per resistenza e elasticità. E andiamo alla connettività, questi due connettori che sono connettori che ci permettono di utilizzare il prodotto su una docking station. Ingresso, in questo caso per espansione di memoria, micro SD, vediamo se riusciamo ad aprirla, eccola qua, micro SD, 16 giga di memoria integrata più espansione fino a 32 giga. Qui abbiamo il caricatore MHL, l'ingresso MHL per caricare e connettere il dispositivo anche in HDMI al televisore, oltre che chiaramente ad altri dispositivi. Qui invece abbiamo lo sportellino che ci permette di entrare dove lo slot della SIM card. Prodotto LTE 4G, prodotto interamente impermeabile, permeabile e resistente anche alla polvere, con certificazione IP5.7. Per quanto riguarda le caratteristiche della camera, è una camera da 13 megapixel con sensore Exmor RS, un'interfaccia rinnovata che possiamo andare anche a vedere. Un'interfaccia interamente rinnovata con il Superior Auto, lo vediamo qua in alto, quindi la 36 scene dove il prodotto automaticamente seleziona quella più adeguata in quel momento per fare chiaramente la nostra foto. Modalità normale per poter chiaramente selezionare tutta una serie di parametri invece più manualmente, come anche gli ISO, addirittura fino a 1600. Interessante anche la possibilità di customizzarmi gli shortcut in questo modo della camera. È interessante chiaramente il fatto che questo sensore Exmor RS supporta chiaramente la funzionalità in HDR, quindi High Dynamic Range, sia per quanto riguarda la foto, quindi la fotocamera, sia per quanto riguarda la fotocamera, in questo caso la videocamera, scusatemi, in questo caso vedete posso attivare e disattivare il mio HDR. Sempre per quanto riguarda la camera, scatto multiplo, che è chiaramente possibilità di fare scatto multiplo e di selezionarne l'intensità, cioè la velocità. Chiaramente maggiore la velocità, minore diciamo è la risoluzione, fino ad arrivare a questo che è molto carino, gli effetti immagine, la possibilità ad esempio di selezionare l'effetto prima di scattare la nostra foto. Come vediamo, anche in termini di privacy possiamo scattare questa foto. Quindi camera molto ricca di caratteristiche e di funzionalità. Chiaramente poi altra cosa importante, la camera frontale, un 2 megapixel sempre con sensore Exmor R. La suite multimediale che abbiamo già presentato nel video del tablet, e velocemente anche qua tutto quello che riguarda la gestione della batteria, come abbiamo visto anche prima, la possibilità appunto di gestirci lo stamina mode per avere appunto una gestione della batteria più efficiente. Xperia Z esce sul mercato proprio in questi giorni, sul mercato italiano a 649, disponibile sia in versione free, quindi open market o comunque retail non operatore, sia con tutti diciamo gli operatori del mercato italiano.